Ilaria Spada, intanto complimenti e augurissimi per il bimbo appena arrivato. Grazie, grazie mille. In forma perfetta, ti vediamo al cinema in Tutta un'altra vita accanto ad Enrico Brignano, con il quale avevi già lavorato, avevi già fatto un altro film. Con il quale avevo già lavorato, è vero, eravamo stati meno a contatto, qui invece siamo molto a contatto, moltissimo. Sì. Senti, sei Lola o anche Miranda o come ti si vuole chiamare, il sogno, chiamiamolo un po' il sogno del protagonista, quindi che ragazza sì. Sei? È il sogno del protagonista e anche il sogno di Miranda, nel senso che poi si sceglie questa identità, Lola, nella quale diciamo realizza un suo concetto di donna, probabilmente prendendo un po' le distanze dai sentimenti, diventando ecco, appunto un po' più cinica, un po' più distaccata, quanto meno ci prova, e fino a che appunto non sarà diciamo messa così in disequilibrio dall'incontro con il mitico Enricone, che però esatto è Gianni. Perché in questo film, diciamolo, anche se è una commedia brillante, nessuno è ciò che sembra o chi è che sembra. Nessuno ha il coraggio di essere ciò che è scegliendo la vita che desidera. Quindi si va diciamo in due estremi, una vita diciamo, in cui ci si sente scontenti, no? E non realizzati, e un'altra troppo perfetta, quindi impossibile. E si cerca un equilibrio, non è detto che i nostri protagonisti riusciranno a trovarlo. Tra voi due c'è un dialogo molto carino, a un certo punto tu dici a lui sei un uomo che aspetta e lui ti chiede invece tu passi col rosso, quindi tu passi col rosso come Lola oppure no? Allora io passavo col rosso e diciamo che ho capito che è rischioso, che bisogna rispettare un po' i tempi. Bisogna stare in ascolto, non avere nessuna fretta, sapere aspettare è un'arte diciamo molto saggia e per questo ci sono arrivata un qualche annetto in più. Ecco. Un film comunque insomma sui sogni, anche se non sveliamo il finale, però è anche un po' aperto, nel senso forse anche un po' politicamente scorretto, no? Come finale, non è quello che magari ci si aspetta. Sì, il nostro regista non ha diciamo, una visione così banale della vita e sì, è forse anche l'approdo che poi molti fanno, quello del nostro finale, appunto quello di cioè, rimanere in un tumulto, no? E non scegliere la pace, la vita, quella che però comporta delle scelte, quindi delle rinunce. Se uno vuole tutto, diventa una vita un po' più movimentata. Per chiudere ci sono delle scene bellissime dove tu balli proprio in un modo pazzesco, ma tu sei una ballerina, ti sei divertita? Tantissimo, e anche Enrico molto più di quanto si possa immaginare, per cui è stato facilissimo, nonostante non abbia mai studiato la danza latinoamericana, diciamo questi balli così, però chiaramente la base della danza classica insomma, aiuta in tutto, per cui è stato abbastanza piacevole, però bello perché non lo facevo da tanto, mi ha dato un po' voglia magari così di riprenderla ogni tanto come un piacere. Prossimi progetti, quello che puoi dire? Ecco, adesso vediamo, siamo ritornate operative da un mesetto e vediamo un po', ci incontreremo presto, spero. Spettacolo Mania, grazie a tutti, ci vediamo presto, andate al cinema.